Fra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Noleggi attrezzature che sollevano persone e materiali? Ricorda, non basta noleggiare soluzioni a prezzo basso. Affidati a Locatop. Sicurezza e qualità nei servizi e nei prodotti. Personale qualificato e formato per sopralluoghi, consegne e assistenze. Locatop. Noleggio sereno, informato e sicuro a prezzi competitivi. Trova la filiale più vicina a te. www.locatop.it. Locatop. Il noleggio sicuro a portata di mano. Buonasera, benvenuti a ETG, telegiornale in forma evidentemente speciale. Arriviamo subito a ridosso della lunga diretta elettorale, quindi sarà un telegiornale totalmente dedicato a quello che è il risultato sull'Emilia Romagna delle elezioni regionali, che vedono vincitore Michele De Pascale in modo netto su Elena Ugolini. Michele De Pascale che si avvia a vincere appunto questa competizione elettorale con il 56,7%, quindi con un risultato che sarà tra il 56 e il 57% contro il 40% ottenuto da Elena Ugolini, un dato che è stato acquisito praticamente immediatamente sulla scorta dei primi exit poll e poi delle prime proiezioni, ma che vede anche dall'altra parte un dato molto basso per quanto riguarda l'affluenza, ampiamente sotto il 40%. Dunque una elezione a due facce che vede una netta vittoria del centro-sinistra, ma anche una disaffezione alle urne in una delle regioni in cui invece si partecipava di più al voto storicamente. Allora cominciamo con le primissime dichiarazioni. Poco fa abbiamo trasmesso in diretta l'arrivo di Michele De Pascale nella sede della Regione Emilia Romagna, un po' il momento di passaggio del testimone, un po' il momento più iconico, più celebrativo di quelle che sono i risultati elettorali dell'arrivo proprio del nuovo presidente in quello che sarà il suo palazzo per 5 anni. Ma facciamo il punto invece e vediamo le primissime dichiarazioni di Michele De Pascale da presidente, da vincitore, forse meglio definirlo ancora così, vincitore di queste elezioni, dal palco del suo comitato elettorale al centro Costa Arena. Sentiamolo. Grazie di cuore a tutti, vorrei ringraziare veramente tantissimi emiliano romagnoli che con queste elezioni hanno mandato un messaggio molto molto chiaro rispetto alla nostra regione. Adesso chiaramente aspettiamo il complessivo dei risultati, ma tutti i dati che ci arrivano da tutta l'Emilia Romagna sono molto molto positivi. Ci sono tre elementi molto forti di questa terra: valori, lo avevamo detto fin dall'inizio, questa è una terra che ha valori fortissimi e che si sono visti anche in questa tornata elettorale, noi penso siamo stati capaci di interpretarli, dall'alto un orgoglio molto forte che questa terra sente per diciamo ciò che è stata capace di costruire anche in questi 5 anni difficilissimi, e il terzo elemento anche una fiducia rispetto a una politica che è stata quella che ha ispirato la nostra campagna elettorale, onesta nel identificare i problemi, onesta nel proporre soluzioni, mai arrogante. È chiaro che c'è un dato di partecipazione alle urne che è un dato che preoccupa, lo avevamo detto in tutta questa campagna elettorale, sarà elemento ovviamente di riflessione, lo deve essere anche per noi in maniera indiscutibile. Io devo molta molta riconoscenza perché a partire ovviamente dal mio partito, il Partito Democratico, c'è qui Eli Schlein e Stefano Bonaccini, che diciamo mi hanno dato fin da subito un grandissimo sostegno ed è stato da parte mia un onore immenso poterlo rappresentare in questa sfida, e a tutte le forze della coalizione che sono state con noi. Questo Michele De Pascale subito dopo di fatto l'arrivo nel suo comitato elettorale, appena di fatto acquisito il dato della sua vittoria netta, e poi Michele De Pascale si è intrattenuto anche più volte ai nostri microfoni, prima con Giuseppe Pilloni e poi con Sara Ferrari. Qui lo sentiamo al microfono del nostro Giuseppe Pilloni. Ecco, De Pascale, innanzitutto complimenti per la vittoria, grande ammirazione perché sta dicendo le stesse cose un po' da mezz'ora, quindi grande resistenza fisica dopo questa vittoria, netta vittoria che probabilmente nessuno si aspettava così netta.
Beh, qualche sondaggio era girato, ma non ci credevamo neanche noi. È un risultato che ci onora moltissimo, che ci dà un'enorme responsabilità, e quindi adesso dobbiamo lavorare ventre a terra per meritare l'enorme fiducia che ci hanno dato gli Emiliano Romagnoli. Ecco, una vittoria che manda anche un segnale nazionale? Ma guardi, noi il segnale che vogliamo mandare nazionale riguarda i temi dell'alluvione, quindi vorremmo che da questo risultato si aprisse una fase nuova anche in termini di relazioni col governo. L'anno scorso il dramma della Romagna, quest'anno sia la Romagna che Bologna, anche il territorio del Modenese e del Reggiano. Io spero che già nei prossimi giorni ci si possa vedere con Giorgia Meloni e su questo fare un patto repubblicano per uno scatto, che è uno scatto che deve portare tutti a migliorarsi, il governo, la regione, Michele De Pascale, tutti quanti. Una vittoria anche del campo largo, lei comunque è un grande mediatore, questo le viene riconosciuto da tutti, diciamo. Sì, io lavoro per tenere insieme, questo vale per le coalizioni ma poi vale anche per le comunità, quindi con la stessa determinazione con cui ho tenuto insieme la coalizione ora cercherò di tenere insieme tutta l'Emilia Romagna. Ecco, ha detto che festeggerà con la famiglia, quindi senza tanti, diciamo, festeggiamenti reboanti. Beh, su una festa la organizzeremo, chiaramente siamo tutti un po' stanchi ma tanto, veramente tanto felici. Poi mia famiglia, diciamo, un po' di sacrifici li ha fatti negli ultimi 4 mesi e quindi devo un po' di tempo anche a loro. Questa vittoria la dedica a qualcuno? Beh, diciamo, una vittoria che dedico a tutte le vittime dell'alluvione, tutte le persone che sono state colpite, ai danni drammatici. Io mi sono battuto per loro, molti probabilmente hanno votato anche per la mia avversaria, qualcuno ha votato per me, tanti non sono andati a votare, ma io voglio che sappiano che ora, diciamo, farò tutto quello che è nella mia possibilità per difenderli e per proteggerli. Questo Michele De Pascale. Diamo un'occhiata anche ai voti dei partiti in regione, perché il Partito Democratico si conferma primo partito con il 42,9, quasi il 43% dei voti, e poi abbiamo Alleanza Verdi Sinistra al 5,26, Civici con De Pascale al 3,56 e poi ancora il Movimento 5 Stelle al 3,82. Invece il fanalino di coda per quanto riguarda la coalizione di Michele De Pascale è Emilia Romagna Futura, che racchiudeva diverse liste tra cui Più Europa e Azione e poi anche i Repubblicani all'1,7%. Per quanto riguarda il centrodestra, ricordo, Elena Ugolini si ferma al 39,88%, siamo quasi ormai alla fine delle sezioni scrutinate, quindi a ridosso del 40%, abbiamo Fratelli d'Italia al 23,83%, la Lega al 5,65%, che vincerebbe di pochissimo nella particolarissima sfida con Forza Italia, che si fermerebbe al 5,3%, e poi abbiamo la lista civica invece, che ha avuto un buon risultato, la lista civica di Elena Ugolini al 5,09%. Ma dicevamo della sconfitta, Elena Ugolini, che ha riunito la sua lista nel storico Palazzo Isolani nel centro di Bologna. C'era la sua lista civica, non c'erano gli esponenti del centrodestra, parlamentari e eletti di fatto dei partiti di centrodestra. Ma sentiamo Elena Ugolini. Ho appena chiamato De Pascale, gli ho fatto i complimenti perché la sua vittoria è una vittoria decisa, schiacciante, e guiderà per i prossimi 5 anni la nostra regione come presidente. Gli ho chiesto collaborazione e gli ho chiesto di lavorare per riconquistare il più grande partito che c'è in questa regione, che è il partito di chi ha deciso di non andare a votare, perché questo è un dato certo. Il 53,6% dei nostri cittadini hanno pensato di non poter esprimere un voto, di non poter dar fiducia a chi in questo momento si è posto come candidato a rappresentarli all'interno della nostra regione Emilia-Romagna. Quindi c'è un grande lavoro da fare per riavvicinare i cittadini alla politica vera, che è quella del servizio al bene comune. In questi mesi di campagna elettorale ho scoperto che ci sono tanti territori, ci sono tante persone che desiderano essere ascoltate. Abbiamo cominciato con 10, 100, 1000, migliaia di persone, e ascoltandole abbiamo capito
che ci sono delle priorità su cui noi continueremo a lavorare nei prossimi 5 anni. Questo lo ribadisco con forza. Elena Ugolini, dicevamo, dal palco del suo comitato elettorale. Abbiamo fatto cenno alla grossa astensione dal partito del non voto, che di fatto è maggioritario in regione, ha votato solo il 46,4% degli aventi diritto, quindi meno di un Emiliano Romagnolo su due si è recato alle urne. È uno dei temi di questa elezione, così come è uno dei temi la vittoria netta di Michele De Pascale, che abbiamo visto sfiora il 57% contro il 40% scarso di Elena Ugolini. Quindi da una parte una vittoria larga del centrosinistra, dall'altra parte una grossa disaffezione al voto. Vediamo il servizio di Gianfranco Parmigiani. In pratica Michele De Pascale era il nuovo presidente della regione, almeno in pectore, già alle 15:10, quando è stato proiettato il primo exit poll, che lo dava tra il 55 e il 56%, mentre la sua principale competitor, Elena Ugolini, era ferma tra il 41 e il 42. Voilà, fine delle trasmissioni, o quasi. Per modo di dire, perché la nostra lunga maratona elettorale ha dovuto comunque fare i conti con le bramosie di politica dei nostri telespettatori. E così, mentre il quartier generale Costa Arena, quello del centro-sinistra, già poco dopo le 15 si brindava e cominciarono ad affluire i vincitori, in quello più storico, se vogliamo, ma in questa circostanza assai più mesto, di Corte Isolani, sede operativa del centrodestra, non si palesava nessuno se non nel tardo pomeriggio. Diciamola tutta. Nessuno credeva che sarebbe avvenuto l'incredibile ribaltone, ma nemmeno che la forbice tra i due competitors sarebbe stata così tagliente, ben superiore agli 8 punti circa della disfida del 2020 tra Bonaccini e la Borgonzoni. In pratica, Alluvione e altri presunti guai annessi connessi degli ultimi tempi hanno influito poco punto sull'esito del voto, determinando una schiacciante vittoria del campo largo De Pascaliano di circa 15 punti. C'è un però: il dato di affluenza ferma il 46% nell'un tempo isola elettorale Felix dell'Emilia Romagna, oltre 20 punti in percentuale in meno rispetto a 4 anni fa, un vulnus democratico senza quasi precedenti, che comporterà comunque come il vincitore si toccherà a governare in assenza del grosso del consenso degli aventi diritto. E allora, tra gli altri temi di questa elezione c'era anche, qualcuno lo ha detto, c'era anche l'aggradimento del sindaco Lepore a Bologna. Qualcuno ha detto che questa elezione sarà un referendum, una sorta di termometro per quanto riguarda il gradimento del sindaco Lepore. Ebbene, allora anche Lepore è un vincitore di queste elezioni, perché a Bologna si è votato di più e si è votato in maggior parte per il centrosinistra e per il Partito Democratico. Sentiamo cosa ha detto il sindaco di Bologna al microfono di Giuseppe Pilloni. Aspettava una vittoria così schiacciante? Beh, tutti pronosticavano una vittoria, ma molti dicevano che le persone avrebbero abbandonato il centro-sinistra. Invece il centro-sinistra non ha abbandonato le persone, i cittadini, e questo credo sia stato un risultato che ci carica di grande responsabilità. L'elemento vincente di questa coalizione qual è stato? Beh, che non dobbiamo solo unirci in campagna elettorale, noi dobbiamo stare tra le persone prima. Le persone devono trovarsi insieme, appunto, nel fango, negli ospedali, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, solo dopo pensare alle sigle. Credo che la formula vera del centro-sinistra sia questo: ritornare tra le persone e costruire con le persone, le comunità in tutto il paese, la nostra capacità di stare insieme. Le sigle e i leader vengono dopo. È una vittoria che ha un significato politico anche a livello nazionale, questo? L'Emilia Romagna ha sempre un significato politico. Però Bologna è stata l'unica città dove si è superato il 50% di affluenza. Vanno ringraziati i cittadini bolognesi, perché abbiamo passato mesi davvero difficili, ma noi ogni volta che abbiamo delle difficoltà rispondiamo con la partecipazione, con il voto, parlando fra di noi, confrontandoci, guardandoci negli occhi. E sono orgoglioso della mia città. Anche se comunque l'affluenza è un dato basso comunque rispetto a quelle del passato. Non bisogna mai dare per scontato l'affluenza, bisogna sempre imparare dall'astensionismo. Il centro-sinistra, se vuole tornare a vincere a livello nazionale, deve convincere gli sfiduciati e le persone che non votano. Il centrodestra di governo che non sfonda qui? Io credo che il centrodestra abbia ancora una volta dimostrato di volere comandare e non governare. Questo, secondo me, i cittadini l'hanno capito.
Per darvi un'idea delle dimensioni del successo del Partito Democratico e in qualche modo del sindaco Leppo Re a Bologna, vediamo che solo sul comune di Bologna candidato del centro-sinistra Michele De Pascale ha preso quasi il 64%, quindi molto di più che a livello nazionale, che a livello regionale, mentre il Partito Democratico ha preso addirittura il 43%. A Bologna, il 10% Alleanza Verdi Sinistra, quindi in città si è proprio votato in modo molto netto a favore del centrosinistra e di De Pascale. Elena Ugolini si è fermata al 31,62%, pensate, a livello regionale abbiamo detto che era attorno al 40%, con Fratelli d'Italia che non raggiunge il 17% in città. Buonissima a Bologna il risultato di buonissima rispetto al dato regionale della lista civica Elena Ugolini presidente, che ha preso quasi il 7%, e poi Forza Italia al 4,57% in città, molto più bassa la Lega che non arriva al 3% a Bologna. Ma andiamo avanti con le parole dei protagonisti, perché è venuta a sostenere De Pascale anche la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, e anche lei ha preso brevemente la parola dal palco. Una bellissima vittoria, una vittoria emozionante, quella di Michele De Pascale. Michele De Pascale sarà un grande presidente della Regione Emilia-Romagna. Grazie per la passione, la competenza e la generosità con cui ti sei speso in questa campagna elettorale. È il segno di una vittoria che è anche la vittoria della coesione di una squadra, di una coalizione e anche dell'unità e della coesione del nostro partito, del Partito Democratico. Voglio ringraziare anche qui Stefano Bonaccini, perché è sicuramente il segno di dove possiamo arrivare quando siamo uniti, compatti attorno a un obiettivo. Questa vittoria è anche il riconoscimento, come diceva Michele, dell'onestà di questa proposta, di una proposta che sa che ogni giorno c'è da migliorare e mai da sedersi sui risultati ottenuti, e questo si è impegnato, ci impegneremo ogni giorno a fare. Un riconoscimento importante, tanto più dopo gli anni estremamente difficili che questa terra ha vissuto con la pandemia, con le alluvioni, quindi è un grande attestato di fiducia di cui ringraziamo gli elettori e le elettrici, e ce la metteremo tutta per essere ogni giorno all'altezza di questa fiducia. È il segno del riconoscimento di una buona amministrazione, ma anche della voglia di innovazione con un candidato come Michele De Pascale. Devo dire che siamo molto felici, e devo dire la parola giusta è proprio emozionati, perché è una vittoria emozionante, una vittoria commovente. Grazie davvero a tutte e tutti. Forza! Il PD si conferma nei risultati che si vanno profilando, adesso li stiamo continuando a seguire, però c'è un dato, si profila un dato straordinario per il Partito Democratico, e questo conferma la responsabilità che ci sentiamo come perno di costruzione dell'alternativa a queste destre. Grazie. Avete visto, accanto ad Elly Schlein c'era Stefano Bonaccini, l'ex presidente della regione Emilia-Romagna, oggi parlamentare europeo. Anche lui è stato ai nostri microfoni con Giuseppe Pilloni. Lo sentiamo. Siamo molto contenti, e sono molto contento, perché abbiamo fatto un salto generazionale. Michele ha 18 anni meno di me, ma è bravissimo e farà sicuramente meglio di me. Abbiamo tenuto insieme una coalizione, addirittura allargandola. Dopo un terremoto, la pandemia, le alluvioni, credo che si sia visto il valore anche delle classi dirigenti di questa terra, di come abbiamo saputo tenere insieme la società, parlando sia al mondo del lavoro, ad esempio, che a quello dell'impresa, agli studenti come ai pensionati, curando e trattando tutti alla stessa maniera i sindaci, da quello del comune più piccolo a quello del capoluogo di regione, e mai facendo una distinzione di colore politico. E credo che questo nel risultato si veda. Adesso parte una nuova stagione, però parte nelle migliori condizioni possibili. Io credo che non ci siano cose né facili né difficili. Certo, gli auguro di non vivere in un decennio le cose che abbiamo vissuto. Peraltro lui, la presidente della provincia più colpita, quella dell'alluvione, l'ha vissuta davvero come la pandemia.
io penso è tenere insieme questa terra, le sue persone, tenerle insieme e tenerle insieme con un livello di lavoro istituzionale che non guarda mai all'appartenenza politica, ad esempio, e prova a tenere coeso un territorio che grazie a questa coesione secondo me ha saputo in questi anni crescere più degli altri. Da un ex presidente della regione alla presidente facente funzione, cioè colei che adesso lascerà poi spazio al presidente eletto Michele De Pascale. Parliamo di Irene Priolo, che era tra l'altro anche candidata in assemblea legislativa. Sentiamola al microfono di Sara Ferrari. Si stanno delineando di fatto un po' l'andamento appunto di queste elezioni, intanto una prima lettura di questi dati, sono ancora provvisori però insomma determinano già un certo andamento. Ma sono dati che ovviamente dal punto di vista di quelli che sono diciamo gli stand poll e anche i primi seggi sono molto molto positivi, certo c'è questo tema che noi sapevamo dell'affluenza, è evidente che probabilmente come sta emergendo in questi momenti anche forse il dato scontato del risultato non ha incentivato più di tanto la partecipazione al voto. Devo anche dire che questi dati che stanno uscendo in questi minuti ci spingono anche a fare alcune considerazioni rispetto anche a come probabilmente dal centrodestra è stata condotta questa campagna elettorale. Comunque se va come si sta profilando il dato siamo molto contenti. Ad esempio quali sono queste considerazioni insomma si possono fare per il centrodestra? Ma io dico, la considerazione che faccio è che sta vincendo chi ha dimostrato di amare di più la propria terra. Ci sono stati anche eventi che hanno terminato molto, probabilmente anche una certa astensione. Gli ultimi eventi sono stati l'alluvione e sfide difficili per questa regione. Alla luce dei dati definitivi poi si vedrà come hanno risposto i territori, però insomma un primo sguardo su questo. Ma i dati raccontano esattamente il contrario, nel senso che nelle zone alluvionate la partecipazione è stata più alta. Bologna piuttosto che Ravenna abbiamo avuto dei dati più alti e sopra il 50% di affluenza, quindi non è stata l'alluvione a determinare l'astensionismo. Nelle zone invece più periferiche, dove probabilmente si sentiva anche meno diciamo, la partecipazione a questa competizione, c'è stata una minore affluenza, quindi non è stata l'alluvione a determinare questo cambio, anzi come esattamente durante le amministrative l'alluvione non ha determinato diciamo, un cambio di colore politico dei territori amministrati. Ci fermiamo, una breve pausa, torniamo tra poco ancora per sentire altre voci dei protagonisti sull'elezione, sulla vittoria di Michele De Pascale a Presidente della Regione. Noleggi attrezzature che sollevano persone e materiali? Ricorda, non basta noleggiare soluzioni a prezzo basso. Affidati a Locatop. Sicurezza e qualità nei servizi e nei prodotti. Personale qualificato e formato per sopralluoghi, consegne e assistenze. Locatop. Noleggio sereno, informato e sicuro a prezzi competitivi. Trova la filiale più vicina a te. www.locatop.it. Locatop. Il noleggio sicuro a portata di mano. Infortunistica Tossani. Dal 1952 assistiamo vittime di sinistri stradali, infortuni sul lavoro, mala sanità, senza anticipi e senza costi in caso di mancato risarcimento. Oggi siamo presenti in tutta Italia. Infortunistica Tossani. Dal 1952, la storia del risarcimento. Forse non tutti sanno che il valore di un immobile è prevalentemente emozionale. Per questo motivo immobili simili in zone analoghe vengono venduti a prezzi completamente differenti. Se vuoi sapere anche tu il super valore emozionale del tuo immobile, chiama il numero in sovraimpressione e chiedi dei servizi Best Price e d'asta Premium Mondore, l'agenzia più bella che c'è. Mangiare sano e buono? Semplice. Fai come me. Io vado a fare la spesa al mercato coperto Campagna Amica di Porta Galliera a Bologna, dove trovo gli agricoltori con i loro prodotti agricoli e le loro eccellenze agroalimentari da portare sulla nostra tavola. Il mercato coperto Campagna Amica ti aspetta a Bologna in via Galliera 60C il mercoledì dalle 9 alle 14 e il sabato dalle 9 alle 14. La Rizzola Cucina e Cantina è il ristorante della nostra azienda agricola, immerso nella campagna di Calderara di Reno.
Da mercoledì a domenica, menù alla carta di carne e pesce, con pasta fresca fatta in casa. E dalla cantina, ottimi vini di nostra produzione con vendita diretta. La Rizzola, cucina e cantina. Per gli amanti della buona tavola e del buon vino. Ideale per cerimonie ed eventi privati ed aziendali. Per il tuo evento, scegli il meglio. Scegli La Rizzola. Mio padre, Giorgio Ventura, che ha creato questa azienda, ci ha insegnato che il cliente è una persona a cui dobbiamo gratitudine e dopo l'acquisto non va mai lasciato solo. Per questo noi continuiamo a mandare i nostri tecnici, interveniamo con i centri assistenza quando il problema è difficile, parliamo con i rappresentanti, sostituiamo se necessario, ci attiviamo sempre per risolvere il caso. Con noi non sei mai solo. E hanno anche cucine componibili di alta qualità a prezzi eccezionali, perché Ventura Elettrodomestici da quasi 70 anni vuol dire affidabilità! Salve, sono Caterina Fiorentini. Da oltre 50 anni abbiamo un'unica missione: prenderci cura del vostro udito attraverso un percorso personalizzato teso alla riabilitazione delle capacità uditive e comunicative. Vieni a trovarci nel nostro studio a Bologna o in una delle nostre 21 sedi nazionali per un controllo gratuito del tuo udito e per scoprire tutti i servizi Otoplus: la riabilitazione con apparecchi acustici, la valutazione osteopatica per vertigini e per il trattamento dell'acufene e le nostre iniziative dedicate ai più piccoli. Otto Plus, il piacere di ascoltare il mondo. Noleggi attrezzature che sollevano persone e materiali? Ricorda, non bastano leggere soluzioni a prezzo basso. Affidati a Locatop. Sicurezza e qualità nei servizi e nei prodotti. Personale qualificato e formato per sopralluoghi, consegne e assistenze. Locatop. Noleggio sereno, informato e sicuro a prezzi competitivi. Trova la filiale più vicina a te. www.locatop.it. Locatop. Il noleggio sicuro a portata di mano. Di nuovo in studio con il nostro telegiornale, che è un po' il prosieguo della lunga diretta elettorale che abbiamo fino a pochi minuti fa attivato in onda per le elezioni regionali. Siamo in grado di leggere anche un po' l'andamento delle preferenze per il Consiglio regionale, per l'Assemblea legislativa, per quanto riguarda la circoscrizione di Bologna, e quindi capire un po' quanti voti, a chi sono andati in maggior parte le preferenze, quando ormai mancano pochissime sezioni da scrutinare. Bene, per il PD Isabella Conti ha ottenuto già 13.547 preferenze, segue Irene Priolo con 11.992 e poi Maurizio Fabri con 8.895, Raffaele Donini 8.600, Simona Lembi 3.817, poi Fabrizio Castellari, Francesco Critelli, Virginia Geri, Michele Testoni, eccetera. Per Alleanza Verdi Sinistra invece svetta Simona Larghetti con 2.328 preferenze, poi Silvia Zamboni con 1.618, dietro gli altri. Per quanto riguarda i civici per De Pascale, Giovanni Gordini a 1.600 e poi Assueri Nadalina 1.395, terzo Stefano Mazzetti. Ancora, per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, Lorenzo Casadei ha preso 340 preferenze ed è il primo. Per quanto riguarda invece il centrodestra, andiamo a vedere quelli che sono i risultati parziali, ma quasi, insomma, mancano poche sezioni. Per quanto riguarda le preferenze, dicevamo, Fratelli d'Italia, Marta Evangelisti 11.189, poi staccato Francesco Sassone a 4.696, poi Diego Bacciglieri, Domenico Nobile e Alessandro San Giorgi. Andiamo a vedere Rete Civica per Ugolini presidente, che ha ottenuto un buon risultato a livello regionale. Bene, Marco Mastacchi è il primo con 1.835, poi segue Cristina Baldazzi e Daniele Corticelli, poi Carlo Nervo, l'ex giocatore del Bologna. In Forza Italia, quindi per la lista di Forza Italia, abbiamo un testa a testa Valentina Castaldini, quando mancano però pochissime sezioni. Valentina Castaldini a 1.921 e Manes Bernardini a 1.530, dietro gli altri. Lega, finiamo con la Lega, con Matteo Di Benedetto a 1.705, più staccati gli altri, Giulio Venturi a 581. Questi abbiamo dato una veloce scorsa anche alle preferenze, ripeto, sulla provincia di Bologna, sulla circoscrizione
di Bologna, quelli che saranno eletti i prossimi consiglieri regionali. Ma proseguiamo con le interviste. Per quanto riguarda invece il Partito Democratico, ha parlato la segretaria provinciale Federica Mazzoni. Sono con la segretaria del Partito Democratico, Federica Mazzoni, che ha già tutti i dati, anche con la vittoria finale, così? No, ovviamente attendiamo i risultati definitivi, ma possiamo dire che il margine, insomma, la tendenza che ci porta a poter iniziare a fare i complimenti, le congratulazioni al neopresidente Michele De Pascale, ci sono tutti. L'altro dato è che Bologna traina questo risultato ed è, io credo, un significativo risultato. Un risultato di una riconoscibilità, un radicamento politico che a Bologna esiste, siamo al di sopra della media regionale di affluenza, sia Bologna per quello che riguarda tutto il territorio metropolitano e in particolare la città, è ovviamente un quadro che in generale non ci soddisfa e continua a preoccuparci ovviamente nell'ambito proprio della qualità della democrazia. Penso che questo sia un tema molto rilevante che tutti i partiti politici, la politica debbano tenere molto presente. Detto questo, la vittoria insomma pare molto netta e chiara, con un altro dato che, su cui dobbiamo ragionare. 5 anni fa c'è stato un margine di stacco intorno al 7,8 di punti percentuali. Questa forbice, adesso vediamo effettivamente come finiranno i numeri dati, si allarga. E quindi diciamo che è sicuramente un dato molto chiaro rispetto a come i cittadini dell'Emilia-Romagna vogliono e vedono il loro futuro. E di questo li ringraziamo molto. Dalla segretaria provinciale del PD al segretario regionale del PD, e cioè Luigi Tosiani, intervistato da Sara Ferrari. Beh, intanto sulla partecipazione al voto è dovere di tutti i partiti, e quindi a partire dal nostro, lavorare perché questo tema della partecipazione sia in cima alle priorità per i prossimi anni e per il lavoro che dovremo fare. Abbiamo avuto una percentuale al voto più alta della Liguria, più alta di molte altre elezioni regionali. Chiaramente non possiamo dire che questo basti, ma insomma dovremo lavorare tutte e tutti da questo punto di vista. Il risultato però è inequivocabile, la vittoria di Michele De Pascale è una vittoria netta, che tra l'altro pare dai dati che sono in arrivo anche diffusa in modo omogeneo rispetto ai territori regionali, e chiaramente con picchi in alcune aree, e si conferma un grande risultato della coalizione, del candidato e del Partito Democratico, che a quanto sembra essere già a questo dato dello scrutinio sembra essere, oltre che indiscutibilmente il primo partito, anche ottenere percentuali che non si vedevano da un po', superiori anche a quelle delle europee e delle scorse regionali. Chiaramente questa è una grande soddisfazione, è data soprattutto dalla bontà del progetto che abbiamo messo in campo, dalla qualità del candidato, ma anche dalla capacità di avere liste forti nei territori, un PD unito e coeso che non ha litigato un giorno e ha pensato esclusivamente a lavorare per questa terra, al lavoro di questi anni e anche all'idea di futuro che abbiamo provato a raccontare. Allora, era questa l'ultima intervista che vi proponiamo in questo telegiornale, che di fatto è stato un appendice, un riassunto un po' della lunga diretta, che vede dare il risultato, consegnare il risultato ormai sempre più acquisito. Eccoci qua con Michele De Pascale, che ha vinto questa tornata elettorale. Siamo a 4.283 sezioni su 4.529 e, se possibile, aumenta il suo distacco con, da Elena Ogolini, 57,36%, avevamo detto tra il 56 e il 57, in questo caso ha oltrepassato il 57%, e Elena Ogolini al 39, si ferma al 39,79%. Bassa l'affluenza, 46,4%, ma la democrazia funziona così. Anche se si va a votare in pochi, giustamente chi vince governa, e quindi ha vinto nettamente tra chi si è recato alle urne Michele De Pascale. Sarà lui il nuovo presidente della regione Emilia-Romagna, che abbiamo sentito lungamente nelle nostre interviste. Grazie a tutti voi per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata. È
TV è sempre più online col nuovo sito www.e-tv.it, costantemente aggiornato per vedere o rivedere i servizi della giornata, i telegiornali e tutti i programmi della nostra emittente. www.e-tv.it e ti connetti con la realtà che ti circonda.